ogni tanto devo ripassare qualche vecchia pellicola, vecchio film per ricordare come giocavo. Tutto sommato era un mediano tipico di epoca, quindi toccherebbe a qualche allenatore di epoca di dire se Trapattoni oggi sarebbe adatto ai derby. Il calcio di quell'epoca, quando ero ragazzo, era divertimento, era sport, era ricreativo, quindi era uno dei passatempi più pratici e più naturali, perché altri sport come il tennis erano costosi, la bicicletta non è che uno potesse comprarsela, e quindi la cosa più facile era questo pallone con il quale passavi la giornata. E devo dire che poi le competizioni che sono state mondiali, partite europee, hanno influito su un piano di entusiasmo, non certo su un piano della passione, perché la passione l'avevo già dentro. Era un periodo che a me toccavano un po' gli avversari più difficili, e a Milano c'erano tre giocatori che, secondo le gare e l'impostazione dell'epoca, mi venivano un po' rifilati. Uno era Mazzola, l'altro Corso e l'altro Suarez, tutti giocatori di estrema difficoltà nel controllarli. Lui aveva la 8, e tanto è vero che lui dice: mister, io porto la mia maglia che mi ha portato fortuna. Io gli dissi: guarda che tutti i più grandi giocatori del mondo hanno messo sulla schiena il numero 10, ma ha guardato un po' così e poi ha accettato di buon grado e l'ha dimostrato poi anche. Sì, Alessandro è un ragazzo estremamente sensibile, un ragazzo dotatissimo tecnicamente. Penso che debba solo completare questa sua maturità fisica e questa sua maturità accompagnata dall'esperienza che necessita, appunto, giocando domenicalmente. Se farà ciò e avrà un po' di fortuna, credo che possa avere qualità per salire ai vertici veramente alti del calcio italiano e anche europeo mondiale. Vediamo proprio domenicalmente che il cambio di un giocatore che è sul terreno di gioco dà adito magari ad una nuova situazione tattica, ad una maggior freschezza di chi entra e può portare dei risultati positivi. Purtroppo queste cose fanno discutere, e non solo fanno discutere su un piano oggettivo, fanno discutere anche su un piano soggettivo. Chi fa il vostro lavoro umanamente è soggetto ad avere simpatie e antipatie. Noi dobbiamo cercare di lasciare il cuore da una parte e la responsabilità dall'altra, no? E quindi questi aspetti, che sono poi delle valutazioni soggettive, fanno discutere. Doveva cambiare questo, oppure doveva giocare Mazzola, no? Doveva giocare Rivera. E oggi si chiama turnover, viene accettato male con maggior facilità. Erano altri tempi, forse 1200 gol ufficiali non li farebbe oggi. Però io sono convinto che, non solo perché io ho avuto modo di conoscerlo e di giocarlo ed è anche un amico, ma ci sono fior di campioni e grandi campioni del passato che sostengono che Pelé è stato più grande. Sostanzialmente questi premi vengono assegnati ai giocatori che lo meritano. Credo che ci sia prevalentemente però una certa propensione verso il calciatore attaccante, si è più portati verso il calciatore attaccante, anche perché è il più fantasista, è il più geniale, è il più direi preparato su tutti gli aspetti tecnicamente. E onestamente ritengo che forse anche in passato qualche giocatore di ruoli difensivi poteva, non molti, però qualcuno poteva, tanto per citarne uno, Scirea, non scomparso Scirea, poteva l'attuale Baresi, che è stato superato da Van Basten, potevano a mio avviso conquistare questo premio. Paolo lo allenavamo due volte alla settimana, due volte al giorno, e quindi era voglioso, tanto è vero che ritenevamo la Juve che fosse importantissimo nella chiusura del campionato. Difatti le ultime tre domeniche che giocò fu determinante, e andammo appunto a questo mondiale con lui, che aveva delle risorse, delle riserve fresche, e devo dire che ritenevo proprio che fosse utilissimo e anche indispensabile a quella nazionale.
Io sono di quelli che combatte un po' questi luoghi comuni. È un po' nella caratteristica delle nostre squadre. Anche adesso magari ogni tanto si storce il naso, però poi abbiamo una mentalità che va oltre quelli che sono gli aspetti estetici di un gioco. Noi possiamo sembrare brutti, ma poi siamo tosti, quindi se è necessario difendersi, ci difendiamo coi denti e magari possiamo essere ritenuti catenacciari. Catenaccio di una volta non è più, non solo ora, ma anche in passato erano luoghi comuni, perché oramai i giocatori, già dalla mia Juve, di quella Juve, i due esterni erano Cabrini e Gentile ed erano due ali, non erano due difensori, quindi i termini sono stati portati avanti poi di chi non aveva, non dico una cultura, ma non conosceva il calcio, perché erano giovani che poi si sono prestati ad analizzare o a parlarne, non l'avevano visto questo calcio. Era giovane, però aveva dentro di sé una carica emotiva notevole, questo non gli permetteva mai di mollare la corda, lui aveva sempre la corda tirata e questa tensione la trasmetteva comunque ai giocatori. Non per niente noi quegli anni, soprattutto il primo anno di Trapattoni, riuscimmo a vincere il campionato e Coppa UEFA. Una persona che si mette a disposizione di tutti, poi lo vediamo anche durante le interviste, durante gli atteggiamenti, come si comporta con tutti. Una persona che ha voglia di dimostrare tutto il valore che ha. Oltre ad essere stato un allenatore, è stato innanzitutto un padre, perché il primo anno in cui sono arrivato a Torino non è stato facile per me. Il mister è stato veramente un padre. Io la cosa che ricordo, che più mi colpì, è che ogni volta fine allenamento rimaneva il mister insieme a Sergio Brio a farmi mezz'ora, 40 minuti di tecnica e di tattica. C'è cosa che non penso quale altro professionista, quale altro allenatore che ha vinto come ha vinto Trapattoni, così non avesse ancora voglia di fare con un ragazzo appena arrivato alla ribalta nazionale del calcio. Come allenatore per me è stato esemplare, perché è stato un ottimo allenatore. Uno meticoloso, curava i particolari, curava i giovani, si occupava di calcio dalla mattina alla sera, quindi direi una persona dedicata, che ha dedicato la sua vita al calcio. Era un allenatore da società. Andavamo tutti dall'altra parte quando fischiava, chi giocava vicino alla panchina era rovinato. No, lo sentivamo, poi ci passavamo parola in campo, insomma, di quello che dicevano. È stato, secondo me, un ottimo allenatore che ci ha dato molto. Noi abbiamo dato molto a lui e lui a noi. La voglia di non mollare mai. Lui è sempre stato uno che non ha mai mollato e poi ha sempre avuto ragione, e questo ce l'ha insegnato.